Buonasera a tutti e grazie. Grazie. Che meraviglia. Grazie di cuore. Un paio di mesi fa, quando già si sapeva, no, che avrebbero occupato abusivamente, quasi militarmente, la RAI, la televisione pubblica, io non ho la televisione e ho anche fatto ovviamente la bisbetta e non ho pagato il canone. Una soddisfazione enorme. Comunque, quando si sapeva che l'avrebbero occupata, io ho pensato, qua o ci lamentiamo o ci inventiamo qualcosa pure quest'estate ad agosto. Gianroberto nel 2013 sul palco di San Giovanni disse: con la creatività e con la fantasia cambieremo questo paese. Io è tutta la vita che mi volevo girare l'Italia in motorino, tutta la vita, e quindi ho unito quest'idea con la bellezza di stare in piazza, ho unito il dovere con il piacere, il dovere è almeno una volta per tutti di farsi l'Italia 4.000 km di costa in motorino. Il piacere è difendere assieme la Costituzione nelle piazze, senza scorta, senza bisogno di intermediari. Se la Boschi si muove, ci sono più carabinieri che cittadini che l'ascoltano. Ma occhio! Non è che devono difendere la Boschi dai cittadini, devono difendere i cittadini dalla Boschi. La scorta ce la danno a noi cittadini, è ovvio, è ovvio. Io all'inizio una semplice domanda: se coloro che hanno distrutto, qua ci saranno senz'altro anche i risparmiatori di Banca Etruria, distrutto i risparmi dei risparmiatori appunto per salvare le banche, se coloro che hanno, c'è lui, se coloro che hanno distrutto la scuola pubblica, tanto no, per far entrare il privato poco a poco, se coloro che hanno distrutto il lavoro con gli incentivi del Jobs Act, ma sono gli incentivi sono sempre quattrini nostri, e una volta, fermi, finiti gli incentivi che sono quattrini nostri, che non ha stampato Renzi, sono crollati anche questi fantomatici contratti a tutele crescenti che non sono nuovi posti di lavoro, sono trasformazioni di contratti, ma se tu vai con quel contratto in banca a chiedere un mutuo, che cosa ti dice la banca? Se coloro che hanno distrutto l'ambiente, se coloro che hanno distrutto la sanità pubblica, di fatto privatizzandole, tu scopri che tra i finanziatori e il Presidente del Consiglio ci sono alcune cliniche private, se tutti costoro si avvicinano alla Costituzione Repubblica, come potranno ridurla? Devono stare distanti 20 km dalla Costituzione Repubblicana, non perché non si possa cambiare. Dopo 70 anni si può anche cambiare, dando maggiori poteri ai cittadini, dato che c'è un disamoramento enorme nei confronti della politica, tranne che nelle nostre piazze che si riempiono ad agosto, tranne che nelle nostre piazze, garantendo strumenti di partecipazione, perché devono decidere i cittadini, perché il governo deve obbedire e il popolo deve comandare. Attraverso strumenti, referendum propositivi, senza quorum, con quorum limitati. Immaginate se fosse possibile proporre con un referendum l'abolizione di Equitalia, con un referendum l'istituzione di una vera legge anticorruzione, no, quella buffonata che hanno fatto con Verdini, condannato per corruzione. Se fosse possibile con un referendum abolire le pensioni d'oro e alzare le pensioni minime, come voterebbero gli italiani? Ma là c'è solo bisogno di maggiore democrazia, non di un accentramento del potere, ma ci arriveremo. Io prima vi voglio leggere delle dichiarazioni. Voi ditemi, secondo voi, chi può aver detto queste frasi? Oggi ci presentate una riforma istituzionale che renderà ancor meno funzionante, efficiente e capace di corrispondere alle esigenze del Paese, alle domande dei cittadini, lo Stato e l'intagliatura istituzionale. Voi ci presentate una riforma nella quale è previsto un premier onnipotente che di fatto viene svincolato da qualsiasi capacità e possibilità di bilanciamento nei suoi poteri dal potere del Parlamento. Non è vero che avete reso più snello il procedimento legislativo, al contrario si determinerà una sovrapposizione di competenze che aumenterà conflitto e competizioni tra le Camere ed il procedimento legislativo diventerà ancora più complesso e difficile. Chi lo può aver detto? Io lo posso aver detto? No. Oggi si potrebbero sottoscrivere queste parole. Le disse Piero Fassino, deputato dei DS, rispetto alla riforma costituzionale di Berlusconi, che era addirittura migliore di quella di Renzi, o meno peggiore. Ma ancora, ci sarà caos legislativo, mentre il potere del Premier sarà fuori controllo. Luciano Violante, sempre del PD, quello che diceva in Parlamento: Berlusconi, non ti abbiamo toccato l'azienda, non ti abbiamo fatto il conflitto di interesse, perché ci critichi che stiamo lavorando per te? E oggi Schifani parla come un Renzi qualsiasi. Schifani
scusate, all'epoca, 2005, parla come oggi parla Renzi. Parla. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che con il voto di oggi non perda l'Italia, ma vincano tutti quegli italiani onesti che credono e vogliono il miglioramento e la velocizzazione dei processi decisionali delle istituzioni, che vogliono che le leggi si facciano più in fretta, che vogliono governi votati e premier voluti dagli elettori, non vengano sostituite da altre maggioranze e da altri uomini. Cioè Violante all'epoca parlava come Renzi parla oggi, perché le riforme sono identiche. Ora noi dobbiamo prima domandarci chi ha portato avanti queste riforme costituzionali, poi come e poi entriamo nel merito, perché si tratta di difendere non soltanto la Costituzione, che ripeto si può anche cambiare, ma da un Parlamento legittimo, si tratta di difendere quella sovranità popolare, quel sentirci veramente italiani che fa sì che oggi siamo, non lo so, a centinaia, c'è una piazza stracolma, telecamere della RAI, cortesemente inquadrate anche queste piazze stracolme. Stracolme, loro sono, fanno il loro lavoro, figurate, non mica ce l'abbiamo con loro. Ce l'abbiamo con Orfeo, sì, il direttore del TG1, uomo di Caltagirone, perché tutta lì, sapete, questo è il popolo che, guardate come apprezza. Sapete da che cosa nascono gli attacchi in questi giorni su Roma, appunto, contro il Movimento 5 Stelle? È la vendetta di Caltagirone. Caltagirone sa che non può spartirsi appalti affari sulle Olimpiadi perché c'è un governo del Movimento 5 Stelle a Roma e si vendica, come? Con il TG1, controllato da Mario Orfeo, già direttore del Mattino di Napoli, giornale di Caltagirone. Con il Messaggero di Roma, giornale di Caltagirone. Lo stesso Caltagirone che aveva interessi sulle costruzioni dei terreni di Tor Vergata, perché appartengono a lui. Lo stesso Caltagirone che ha interessi nell'acqua pubblica, perché detiene una parte di Acea che è la municipalizzata sull'acqua. È per quello che ci attaccano, perché siamo arrivati e stiamo rispettando quel che abbiamo detto in campagna elettorale. È finita la mangiatoia per costoro. E alzeranno ancora il tiro. Alzeranno. Poi però sono mediocri. Se ci fosse una tassa sulla mediocrità, il PD ci avrebbe fatto ripagare il debito pubblico. Io ieri ho dormito a casa di amici, non ho letto a Castello una cosa, non so se l'avete vista. Oggi mi ospita Beppe, però ci siamo piazzati lì. Beppe, facci entrare. Venite. Cioè, ci stiamo facendo ospitare dovunque. A noi le persone ci ospitano a casa, a quelli li vanno a prendere a casa. Attenzione. È incredibile. Chi vi paga i caselli? Non abbiamo fatto un casello, abbiamo fatto l'Aurelia, ma occhio che questi, il PD privatizzerà l'Aurelia, privatizzerà la Cassia, privatizzerà la Flaminia, privatizzerà il grande raccordo anulare, vi privatizzerà il cesso di casa se non stiamo attenti. Questo è il PD, hanno privatizzato tutto, ma l'hanno fatto dicendo noi siamo quelli di sinistra. Occhio che i falsi nemici sono peggiori anche dei nemici conclamati. Chi sono i padri costituenti? Uno è Napolitano, che è in Parlamento dal 1953, l'anno della morte di Stalin. I suoi stipendi ci sono costati oltre 18 milioni di euro. Lo stesso Napolitano che proibì alla finanza di entrare alla Camera in epoca Tangentopoli perché dovevano prendere i bilanci dei partiti. Lui disse, nessuno deve entrare qui, era presidente della Camera. Lo stesso Napolitano che da ministro dell'interno, poi durante quegli anni, venne segretata la confessione di un tal Carmine Schiavone, camorrista, che disse nel 98 dove erano nascosti i rifiuti tossici della terra dei fuochi. Lo stesso Napolitano che ha firmato tutte le porcate berlusconiane senza mai rifarle ritornare in aula, avendone pure la facoltà. Lo stesso Napolitano che applaudì ai carri armati sovietici quando entravano a Budapest, se non sbaglio. Lo stesso, questi sono stalinisti, la loro mentalità è questa. Cioè, cosa loro, il potere, i cittadini devono starsi zitti, e oggi addirittura dicono non si deve andare a votare referendum, e non hanno accorpato il referendum sulle trivelle con le elezioni, facendoci buttare 300 milioni di euro in un giorno, che rappresentano 5 anni di questi fantomatici risparmi che si avrebbero se passassero le riforme costituzionali. Questi ipocriti! Uno è Napolitano, l'altro è la Boschi, la conoscete, la conoscete. Gente senza scrupoli, che neanche parla con i risparmiatori truffati, non ci parla neanche. L'altro è Renzi, che sapete, ha mentito su qualsiasi cosa. L'altro è Verdini, ma io ve le devo dire queste cose perché il servizio pubblico di Super Mario Orfeo non ve lo racconta. Guardiamolo il TG1, però come se fosse il drive-in. Prendiamo i popcorn, ci si diverte, tranquilli. Verdini, è bene saperlo, perché
Queste sono le persone che hanno detto che hanno scritto le riforme costituzionali e il PD non l'ha mai smentito. Verdini ha 5 processi. È sotto processo per 5 procedimenti gravi e ve li devo elencare. Il primo è rinviato a giudizio per corruzione nell'ambito del processo sulla fantomatica associazione segreta ed eversiva denominata P3, che secondo i magistrati è volta a condizionare il funzionamento degli organi costituzionali di rilevanza costituzionale. Un'associazione eversiva volta a condizionare i poteri costituzionali, e lui riforma la Costituzione. E Verdini, pensate, in questo processo è mischiato insieme al tal Flavio Carboni, massone, condannato a 8 anni di carcere per il crack del Banco Ambrosiano, quello per cui venne suicidato Roberto Calvi, il banchiere di Dio. Lo stesso Flavio Carboni che venne pizzicato, perché poi era un incontro segreto, nel 2014, la Boschi era già ministro, a incontrare Papa Boschi a 300 metri dall'ufficio di Boschi figlia per chiedergli consiglio, Papa Boschi a Flavio Carboni, su Banca Etruria, e sappiamo tutti com'è finita. Questi sono i soggetti. Secondo processo. Voi, ci sono delle persone lassù, scendete con noi, venite giù, signor, venga con noi, scendete, spegnete quelle televisioni, venite con noi. Secondo processo, rinviata a giudizio per associazione a delinquere, bancarotta, per quanto riguarda il crack di una banca in Toscana, il Credito Cooperativo Fiorentino. Andato in malora, pare, perché hanno dato prestiti agli amici degli amici, ma ovviamente no. Ai cittadini che vogliono un prestito per farsi una casa, per mettere in piedi un'impresa, le banche danno quattrini agli amici degli amici, anche vicino ad Orbetello davano quattrini, no? al centro di tennis di Orbetello, dove era presidente onorario amato, qua Banca Etruria ha fatto questo e mai ai cittadini. Terzo processo, no. Il caso della Toscana Edizioni, cioè il crack di una società editrice, tra l'altro editrice del Giornale di Toscana. Anche qui Verdini rinviato a giudizio per bancarotta. Quarto processo, rinviato a giudizio per bancarotta fraudolenta per quanto riguarda un'impresa di costruzioni Campo Bisenzio. Quinto processo, rinviato a giudizio per finanziamento illecito per quanto riguarda la compravendita di un immobile in via della Stamperia a Roma. E già condannato per corruzione in primo grado per quanto riguarda l'appalto della scuola dei marescialli. Questi sono i personaggi che riformano la Costituzione. Ma come l'hanno riformata? Come ci sono riusciti? Utilizzando che cosa? Io vado in giro per tutte le piazze d'Italia, i cittadini mi dicono: basta con questa storia dei voltagabbana, è assurdo. Se uno entra dentro il Parlamento con un partito si può pure lamentare, si può pure distaccare, ma si dimette e entra qualcun altro, non è che passi con un altro partito. Pensate che nella Costituzione portoghese un parlamentare perde il mandato se lascia il proprio partito con il quale è stato eletto dai cittadini per passare ad un altro. Perde il suo mandato in Portogallo. Parlavo con una mia amica portoghese che mi dice: beh, ma mi sembra una cosa normale, di buon senso, ma perché in Italia non c'è? No! E mi diceva anche la stessa identica cosa: perde il mandato da noi in Portogallo un parlamentare che fa un tot di assenze dal Parlamento. Come un cittadino se si assenta per il 90% delle giornate lavorative da un'azienda perde lavoro, perché Ghedini può assentarsi per il 95% delle sedute del Senato e continua a prendere lo stipendio da senatore? Perché? Questo mi viene chiesto dai cittadini in piazza. C'è tutto questo nella riforma costituzionale? No! Hanno riformato la Costituzione grazie al gruppo misto che ha la Camera dei Deputati, è il terzo partito, il primo è il PD, anche se ha preso meno voti del Movimento 5 Stelle, ma sono più del doppio dei parlamentari dei 5 Stelle. Perché? Perché hanno ottenuto, grazie a Sel che prima stava con loro, ora fa finta di stare all'opposizione, il premio di maggioranza che è stato giudicato abusivo e incostituzionale dalla Corte Costituzionale, il premio di maggioranza del Porcellum, la vecchia legge elettorale che è identica di fatto all'Italicum, perché questo Italicum, qualcuno dice che favorisce il Movimento 5 Stelle, non ci interessa, vero o non vero, per me tra l'altro non è neanche vero, ma riprodurrà un Parlamento di nominati, e non si può tollerare che i partiti nominino i parlamentari all'interno del Parlamento e non i cittadini. Per questo ci sgoliamo, per questo stiamo girando tutta l'Italia, tutte le piazze quest'estate con il motorino, anche se a me mi diverte un mondo questa cosa. Per questo l'hanno riformata, grazie alla truffa. La Corte Costituzionale, quando bocciò il Porcellum, disse di fatto: questo Parlamento è illegittimo, deve fare il minimo indispensabile, magari una legge elettorale fatta con tutti i partiti politici eletti, che sia il più possibile, diciamo, pluralista, e poi occorre andare al voto. Questi invece, senza alcun mandato, non essendo stati eletti da nessuno, e grazie appunto a questi voltagabbana, hanno modificato la Costituzione. Ora vi dico,
se avessero delle argomentazioni forti, avrebbero avuto necessità di infiltrare i loro uomini nella RAI e di occupare la RAI. Se avessero avuto delle argomentazioni forti per il sì, avrebbero occupato la RAI con i loro uomini. Pensateci, se fossero certi delle loro argomentazioni, avrebbero avuto bisogno di comprarsi politicamente senatori e deputati Volta Gabbana per ottenere dei voti per le riforme costituzionali. Se fossero sicuri della validità dei loro argomenti, avrebbero avuto bisogno di portare dall'America il consulente di Obama, un tal Messina, Jimmy Messina, Gionzo, pagato tra l'altro ovviamente con i soldi del PD, quindi con le tasche dei cittadini italiani. Se fossero sicuri delle loro argomentazioni, attaccherebbero ogni giorno, veramente da mediocri, chi si fa centinaia di chilometri in motorino e gira tutte le piazze d'Italia e le riempie come facciamo noi. E basta questo capire, però in più occorre anche capire come l'hanno ridotta. Scusate ragazzi, come l'hanno ridotta? Perché stiamo molto attenti che chi confonde, perché evidentemente vuole trarre giovamento dalla confusione, in acque torbide si pesca meglio. Quando c'è confusione legislativa e istituzionale, chi è un farabutto naviga bene, chi è un onesto non sa dove navigare. È sempre stato così, confondono apposta per non far capire i cittadini. Qui ci sono due insegnanti, venite sopra. Sapete che in Italia c'è tuttora un bicameralismo perfetto. Che significa? Significa due camere, Camera e Senato, che fanno le stesse cose. Si poteva anche pensare a eliminare il Senato, pur dando maggiore potere al Parlamento, alla Camera, magari un'altra legge elettorale proporzionale, non ipermaggioritaria, magari dando dei pesi e contrappesi per bilanciare il potere del governo con il potere del Parlamento, magari liberando l'informazione dai partiti, perché qui ci sono in Italia giornali controllati da lobby, dal sistema di potere, da banche, da Confindustria, da Berlusconi, da Benedetti, da Agnelli e da questi personaggi. C'è la RAI che è in mano non più ai partiti politici, ma in mano al Presidente del Consiglio Renzi, e c'è di fatto Mediaset che è in mano a Berlusconi. Questa è la situazione dell'informazione italiana. Se ci fosse un'informazione libera, potrebbe anche starci una Camera sola. Il discorso è che due Camere hanno comunque in certe occasioni permesso all'opinione pubblica di farsi un'idea su una legge magari passata alla Camera, e nel passaggio dalla Camera al Senato l'opinione pubblica appunto ha è potuta intervenire, magari ottenendo o il ritiro della stessa legge o una modifica della stessa. A questo serve un popolo informato, a poter dire: guarda, tu parlamentare sei un mio dipendente, tu ti stai sbagliando e ritiri questa norma o la cambi perché non piace ai cittadini, cioè a noi che siamo i tuoi datori di lavoro. Questa è una democrazia vera, o no? Si passa, se dovessero passare sì, a un bicameralismo perfetto, a un bicameralismo che c'è ancora, che non è perfetto, che è confusionato, che non si capisce nulla, perché il Senato non viene abolito, viene trasformato in una Camera di fatto di dopolavoro per senatori non eletti da nessuno, che provengono dai consigli regionali, che tra l'altro sono gli enti più corrotti d'Italia, e alcuni sindaci che avranno la possibilità loro di mettere mano alla Costituzione, perché il nuovo Senato potrà votare future modifiche della Costituzione. È fatta apposta perché se dovesse passare questa riforma, i neosenatori nominati dai partiti tra i consiglieri regionali, ai quali verrà data l'immunità, e state certi che verranno nominati soprattutto i consiglieri regionali in odore di malaffare, di corruzione, è normale, coloro che sanno che avranno dei problemi nei processi, verranno nominati senatori, così avranno l'immunità. E l'immunità, che è una schifezza, significa che se tu sei un comune cittadino puoi essere arrestato, perquisito, intercettato. Se sei un parlamentare della Repubblica non puoi essere arrestato salvo il voto della Camera di appartenenza, non puoi essere perquisito salvo il voto della Camera di appartenenza, e non puoi essere intercettato salvo il voto della Camera di appartenenza. Ma questa è democrazia? Non è democrazia questa. Ora vi leggo l'articolo 70 della Costituzione del 48 sul processo legislativo. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. 9 parole, nessuna virgola. Ripeto, la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Innanzitutto questo è un miracolo, non so che ore sono, ci sono una persona affacciata alla finestra in una piazza stracolma che sta ascoltando gli articoli della Costituzione, e poi dicono a noi che siamo un pericolo per la democrazia. Grazie, grazie ai consiglieri regionali, a tutti gli attivisti del movimento, grazie che lo fate gratuitamente come noi.
gratuitamente come non c'è. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Ora vi leggo, anzi vi leggeranno due insegnanti, il nuovo articolo della Costituzione, articolo 70 della Costituzione Meidi, Renzi, Boschi e Verdini. Prego. Premetto che ero lunedì 1 agosto a vedere Marco Travaglio, che ha portato, perché no, quindi anche lui ha letto questo. Non, allora, articolo 70, nuovo articolo. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazioni di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei comuni e delle città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme, i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea, continuale, vai vai, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma e 132, secondo comma, punto. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Tutto chiaro? Solo, ha letto solo la metà dell'articolo. È arrivata fino a qui e c'è tutta quest'altra parte, 451 parole. 451 parole. È vergognoso. La Costituzione dovrebbe essere, non so, le fondamenta di un paese, comprensibile a tutti, a tutti quanti. Tutti noi appunto dovremmo essere in grado di leggere la Costituzione e capirla. Ora vi faccio una domanda semplice: se quello che ha letto la nostra insegnante è soltanto la metà dell'articolo 70, che appunto serve a spiegare come verranno in futuro organizzate le funzioni legislative, ma secondo voi le funzioni legislative, cosa che ripete ogni giorno Renzi, Boschi, eccetera eccetera, saranno più semplici e più snelle con questo articolo? È logico, ripeto, lo fanno apposta, come alle volte, non so, vi capita di comprare un aspirapolvere che magari il titolo è molto buono, come riforme costituzionali per l'eliminazione, anzi la modifica del Senato, il taglio dei costi della politica, bellissimo titolo, poi dentro il contratto per l'acquisto dell'aspirapolvere ci sono tante tante clausole che ti fregano, che ti impediscono magari a ridarla indietro, se la ridai indietro devi pagare delle penali immense, è questa la loro logica. Ci danno dei contentini, i bonus renziani, in cambio di vagonate di letame. Il contentino è quello di ridurre appunto il Senato togliendo dei senatori. Giusto! Il Movimento 5 Stelle ha proposto il dimezzamento sia dei deputati che dei senatori e il dimezzamento degli stipendi dei deputati e dei senatori. Hanno bocciato queste proposte. Loro ci danno il contentino così noi siamo lì buoni in TV, però ha eliminato, non lo so, 200 senatori, non è niente male. Ma guardate che hanno abolito la possibilità per i cittadini di votare il Senato. Ma la democrazia vale questo baratto, questa mercificazione. È tutta lì, sono i bonus, è la politica dei bonus. Ci vogliono in questo modo. Io vi devo raccontare una storiella che è quella della rana bollita, la racconta sempre Chomsky. Guardate che è molto interessante. Immaginate questa situazione.
c'è, avete una ra- c'è una rana viva, la prendete e la mettete dentro una pentola con dell'acqua che sta bollendo. La rana sente che l'acqua scotta, dà un colpo di zampa e si salva la vita. Ora prendete la stessa rana e mettetela dentro una pentola di acqua fredda. Poi prendete questa pentola e la mettete sul fuoco che va lì lento. E la temperatura lentamente sale. Alla fine la rana, senza neanche accorgersene, morirà bollita dentro quella pentola. È quello che ci sta succedendo da 30 anni a questa parte. Poco alla volta ci tolgono dei diritti, ma in cambio ci danno i bonus. E noi non ce ne rendiamo conto perché moriamo lentamente. Muoiono lentamente gli operai della ex Lucchini, presi per il culo anche dai sindacati. Muoiono lentamente gli insegnanti, presi per il culo grazie alla mancetta del bonus insegnanti. Muoiono lentamente i giovani costretti a scappare, 100.000 giovani all'anno, e finiscono in India nei call center per $400 al mese. Muoiono lentamente gli anziani costretti a vivere con 440 euro di pensioni al mese e magari costretti a rovistare nel secchio della spazzatura. Muoiono lentamente i malati che devono aspettare un anno e mezzo per una TAC e fanno prima, addirittura spendono meno se vanno al servizio privato, ripeto, lo stesso servizio privato che sostiene il Presidente del Consiglio. Ci vogliono morti però lentamente, neanche li dobbiamo far dare fastidio, dobbiamo anche morire silenziosamente. Non dobbiamo ribellarci, non dobbiamo studiare, non dobbiamo informarci, dobbiamo essere sudditi, ignoranti e tendenzialmente abbastanza poveri. Abbastanza poveri magari qualcuno da essere costretto a vendersi il suo voto. Abbastanza poveri da pensare oggi devo rimediare un pasto caldo, poi penserò alla Costituzione della Repubblica. Abbastanza ignoranti da farsi manipolare da un sistema di informazione controllato dagli stessi poteri forti che hanno un unico nemico, non i 5 Stelle, ma un popolo sovrano. Ci vogliono così, e più ci vorranno sudditi e più saremo sovrani in piazza. Inventatevi qualsiasi cosa, noi ci siamo inventati 4.000 km in motorino, voi inventatevi dei caffè, delle agorà in spiaggia con un megafono, invitate degli amici a casa per un caffè e fategli leggere l'articolo 70 prima e l'articolo 70 oggi, fategli vedere i nostri video, siamo in rete a costo zero. Quanta gente c'è sta ora collegata? 5.600. Ci sono 5.600 persone che ora in diretta stanno seguendo questo discorso e si faranno un'opinione e rimanderanno questi contenuti a costo zero in rete. Inventatevi qualcosa, perché non ce la facciamo neanche noi, noi stiamo dando il massimo. Cospirate, dobbiamo cospirare. Cospirare è una parola bellissima, significa respirare insieme, cum spirare, quello che stiamo facendo stasera. Inventiamoci qualcosa, perché costoro ci stanno appunto togliendo diritti, dandoci bonus. In fondo, togliere qualche senatore, togliendoci il diritto di votare il Senato della Repubblica, è come darci un piccolo bonus, ma toglierci il diritto ad essere cittadini sovrani. Noi non possiamo permetterci di stare a testa bassa e ringraziarli per quattro bonus che sono sempre quattrini nostri, perché dobbiamo essere in piedi, a testa alta, a rivendicare i diritti. Grazie a tutti, buonanotte San Vincenzo! Grazie. Grazie. Domani siamo a Viareggio, fate un pezzo di strada con noi, andremo via, che ne so, verso Luna. Non molleremo mai, non molleremo mai. Grazie a tutti, andate e moltiplicatevi che ce la possiamo fare, perché queste riforme le vogliono le grandi banche, la BCE vuole mettere mano alla Costituzione italiana, la JP Morgan ha detto che va cambiata la Costituzione italiana, i banchieri vogliono togliere i diritti ai cittadini per continuare a intascarsi i denari nostri e far sembrare i boss di Mafia Capitale dei veri e propri rubagalline in confronto a quello che si sono fottuti con MPS. Sono i banchieri che vogliono riformare la Costituzione. Renzi è un prestanome, è un prestanome, è una marionetta. Ne troveranno un altro al posto di Renzi. Non vale, io l'avrò nominato due volte, non c'è neanche bisogno di nominarlo. Non c'è bisogno di nominarlo. Viva l'Italia, viva la sovranità
popolare. Grazie a tutti.